Nel referendum costituzionale, i saltuari richiami al merito da parte del Presidente del Consiglio si infrangono sempre sulla barriera del noi e loro. La Costituzione è loro e per questo va cambiata, mentre la riforma siamo noi. In questo gioco retorico del noi e loro, la Costituzione, che dovrebbe essere il fattore unificante per tutto il Paese, che è stata approvata proprio qui a Montecitorio con una percentuale dell'88% dei presenti, diviene elemento di contrapposizione. Ecco, infatti la Costituzione viene spezzata, come diciamo in questo libro, in due parti e la seconda parte diviene oggetto delle politiche del governo, come se ciascun governo dovesse avere la sua Costituzione e quindi rientra in una logica maggioranza opposizione che è proprio l'opposto di quello che la Costituzione dovrebbe fare, essere il fattore unificante nel cui perimetro si sviluppa la dialettica maggioranza opposizione.